E ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo 165esimo episodio della nostra serie di Minecraft Ita. Oggi, come promesso, ci sarà lo speed build. Vi spiegherò tutto il progetto durante il corso dell'episodio. Pertanto, per questo episodio dobbiamo cercare di superare i 2814 like. Iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti, attivando la campanellina per ricevere tutte le mie notifiche. E detto questo, direi possiamo iniziare subito. DEFCON 1. Raga, indovinate dove ci troviamo? Ci troviamo, ragazzi, nella mesa! Chissà chi ha indovinato. Perché ci troviamo nella mesa? Perché? Come vi ho detto nello scorso episodio, ci servono un sacco di blocchi per questo progettone veramente gigantesco e veramente epico. Sotto lo scorso episodio molti di voi hanno indovinato cosa andremo a fare oggi, ma ormai nella thumbnail l'avrete sicuramente notato e anche capito. Andremo a fare, ragazzi, oggi un mega drago gigante. Perché il drago? Molti di voi mi avevano scritto di fare un posto dove mettere l'uovo del drago, l'uovo dell'Ender Dragon. Pertanto ho pensato di fare tipo una sottospecie di torrettina dove mettere in cima l'uovo del drago. Però non mi è bastata questa cosa, quindi ho deciso di fare anche un drago. Credo che sia veramente un'idea bellissima, ragazzi. Tornando ai discorsi prima, cosa ci faccio nella mesa? Ragazzi, sto cercando di raccogliere più blocchi possibili. Ora voi vedete che ne ho pochissimi. In realtà non ne ho pochi, raga, perché guardate qua dentro. Ho preso questi blocchi qua. Anzi, ho completato lo stack questo qui, quindi tac, ok. E ragazzi, ho questo qui pieno di blocchi di verruga del Nether. Mi sono messo a farmare tantissima. Dopo vi faccio vedere come le ho farmate. E qua dentro abbiamo la terracotta, perché naturalmente ho preso principalmente la terracotta normale da colorare, perché comunque basta andiamo sopra in cima una montagnetta e ci mettiamo a scavare all'infinito, e quindi sì, ci vuole veramente un sacco di tempo. Oggi è pure mercoledì, c'è uscito, ragazzi, da poco l'episodio 164. Ho finito anche di registrare il video che avete visto ieri su Minecraft City e adesso subito mi sono messo al lavoro per registrarvi appunto tutto il video della vanilla, ovvero questo episodio. E raga, che dire, niente, mi metto qua ancora a farmare tanta, ma tanta terracotta e niente, direi che poi ci vediamo direttamente dopo a casa. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati a casa. Però prima di andare a casa direttamente ci fermiamo qui, perché vi mostro come ho formato tutti i Netherwart grazie a questa baby farm. Con questa baby farm, ragazzi, ho riempito questa chest, questa no, quest'altra chest. Ho riempito anche tutta questa chest con cui ho fatto appunto no, ho sbagliato, era blu, ok, questi qua. E adesso qua sotto ne abbiamo ancora altri, quindi dovrebbero bastare per fare tutto quello che dobbiamo fare. Quindi andiamo a prendere tutti quanti. Andiamo qui, scriviamo direttamente Nether Wart Brick e sbam, raga, si fanno veramente instant. Ci ho messo veramente un sacco di tempo, ragazzi, ci ho messo 40 anni a farmarli, veramente. Sto preparando questo episodio da circa 2 settimane. E ogni tanto, appunto, siccome ci vuole tempo per far crescere sti cosi, io pian piano mi sono messo, prima e dopo gli episodi, sempre ad attivare la farm e ripiantarli, eccetera. E pian piano, durante il corso di questi giorni, ho accumulato tutti questi netherwart, che adesso andiamo a mettere appunto qua dentro. Come vedete, raga, ne facciamo veramente pochi di blocchi e non ne servono tanti, più o meno almeno una quindicina di stack, più o meno, sì. Quindi aiuto, ne prendiamo ancora. E ragazzi, qua io continuerò ancora a farmare e rifarmare i netherwart. A parte questa baby farm, sembra piccolina, ma comunque ne dà tanti. Ora ve lo mostro pure subito. Allora, in un attimo facciamo così. Guardate, premiamo il bottoncino, sbam, ci dà praticamente uno stack e mezzo alla volta. Guardate, 64 e 25, quindi va molto bene. Calcolate che noi ne piantiamo qui, se mi ricordo bene, ragazzi, tipo una trentina. E più o meno per crescere tutti quanti ci mettono circa un 10-15 minuti. Quindi alla fine è una farm anche abbastanza veloce. Ok raga, abbiamo più o meno 18 stack di Netherwart block.
Ora io farei una cosa, prenderei invece quest'altra netherwart e l'andrei ad utilizzare per fare i blocchi rossi del nether. Quindi ci riempiamo proprio l'inventario. E il problema è che forse è una pessima idea riempirsi l'inventario così. Allora qua sotto, come ben vedete, io ho messo qui un'altra chest dove dentro ci sono tanti blocchi che ho messo a cucinare. Adesso cosa facciamo? Mettiamo un attimo qua dentro questi blocchi qua. Prendiamo ora un poco di nether brick, perché andiamo a fare appunto i blocchi rossi del nether. Scriviamo direttamente red, eccoli qua, red nether brick, guardate. Tac, praticamente con due stacchi di brick e due stacchi di netherwart facciamo uno stack di red nether brick. Di questi qua ragazzi ce ne serviranno più o meno una decina, credo. Più o meno sì, calcolate che credo di tutto il drago sarà intorno ai 4000 blocchi, una cosa assurda, quindi sì. Che poi qua dentro, ecco, non ho messo a cucinare altro, ho messo a cucinare anche della stone. E mi sa che, ecco, la fornace si è intappata. Si è riempita la fornace, guarda, ci sta riempiendo adesso di nuovo di stone. Oh mio Dio, l'ho sovraccaricata troppo, raga. Come vedete ragazzi, già stanno crescendo. Sono passati, sì e no, 5 minuti e già, ad esempio, uno è lo stadio 4, quindi al massimo. Quindi sono veramente veloci a crescere sti cosetti qua rossi. Comunque, sono in piedi l'inventario di netherbrick, perché dovremmo cercare di smaltirli in qualche modo. Quindi è così già, ragazzi, ci siamo praticamente svuotati gran parte dell'inventario. Sì, mi sa che abbiamo finito tutti i blocchi che dovevamo in realtà craftare. Ah no, c'è ancora una chest piena. Se mi serviranno altri blocchi, mi metterò comunque di nuovo a ricraftarli. Quindi non vi preoccupate. Voi naturalmente vedete tutto bello speed build, bello pulito, limpido e cristallino. E ragazzi, ora off camera io naturalmente mi andrò a sistemare il resto di tutti gli altri vari blocchi. Vi dico soltanto che la canzone sarà Dragonborn. Ed è questo qui più o meno lo spoiler che vi ho fatto nello scorso episodio, ovvero che era quasi inerente a Skyrim, sia per il drago e anche per la canzone. E quindi sì, raga, io direi che lo speed build può anche iniziare adesso. Naturalmente, buona visione. You should have acted. They are already here. Should have acted. They are already here. The Elder Scrolls told of their return until the time after Oblivion opened, when the sons of Skyrim would spill their own blood. Fear. He is Hammerara, Dragonborn.
to believe. Believe they even exist. And when the truth finally dawned, it dawned in fire. Ok ragazzi, eccoci qui. È passato praticamente un giorno e mezzo. Spero che lo speed build vi sia piaciuto. Purtroppo ancora devo montarlo, quindi non so se uscirà bene o male. Soprattutto perché ho avuto un piccolo problema con il computer. Infatti, come avete notato, ieri non uscito il secondo video del giorno. Cosa è successo? Ho avuto un piccolo problema con il dissipatore. Sì, praticamente mi stava scoppiando il computer e stava diventando proprio un reattore nucleare. Stavo rischiando di bruciare tutto quanto, ma ora è più o meno tutto risolto. Siamo in gioco e ragazzi, come avete visto, molti di voi anche lo scorso episodio hanno indovinato cosa andavamo a fare oggi. Ebbene sì, abbiamo fatto un drago! Abbiamo fatto un draghetto, raga! Un draghetto veramente carino, piccino e coccoloso. E ragazzi, volevo ringraziare veramente tantissimo Calester e Tanemil per appunto avermi aiutato nel creare tutta questa roba. È assurdo, sono veramente dei pazzi. Sì, passate in descrizione il loro link perché hanno fatto un sacco di... fanno soltanto draghi su Minecraft e sono tutti bellissimi. Quindi sì, spero veramente ragazzi che vi sia piaciuto. Ma prima di concludere il video devo fare una cosa particolare. Perché? Per quale motivo io ho fatto questa cosa? Ma naturalmente l'ho fatto per il nostro uovo del drago. Perché come avete visto, l'idea di base era quella di fare quella torrettina là dove mettere l'uovo. Ma non c'è uovo di drago senza un drago. Il mio colore preferito è il rosso. Un drago rosso che è bellissimo. Quindi ragazzi, adesso prendiamo questo uovo. Tac, mettiamo la torcia sotto. Sbam. E ragazzi, finalmente possiamo andare a posare l'uovo di drago nel suo nuovo posticino. La cosa, diciamo, un pochino negativa di questo drago, intanto guardate che fighissimo, raga. L'idea della coda attorno alla montagna è stata mia ed è veramente bellissima come cosa. Cioè, raga, guardate, è maestoso. E guardate quante torce c'ha sotto, perché appunto diventa una farm di mob questo coso. Tanto quanto è grande, perché il problema principale sono le ombre. Dovrò cercare di risolverlo in qualche modo mettendo delle torce. Però comunque, come vedete, ogni tanto qualche creeper, qualche mob ostile può spawnare. Non più di tanto, ma possono spawnare. Comunque cercherò poi di migliorare quella zona appositamente per rimuovere più ombre possibili proprio sotto al drago. Comunque, leviamo questo blocco e ragazzi, sbam! Ecco qua il piedistallo per il nostro uovo del drago. Mettiamoci un attimo qua sopra. Cioè, raga, guardate che bestia che è. È bellissimo. È troppo bello, raga. È troppo bello. Raga, voi non so quanti mi piace per questo mega drago. Soprattutto per lo speed build. Che secondo me è uscito uno speed build veramente figo e ottimo. Ancora devo farlo, ma sono sicuro di me. Adesso, ragazzi, vi chiedo la cosa più importante: che nome diamo a questo drago? Scrivetelo tutti quanti qua sotto nei commenti con l'hashtag VanillaM. E ragazzi, detto questo, da Eme e il draghettino là dietro è tutto. Io direi che questo episodio della vanilla può anche finire qui. Bene ragazzi, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se fatemi sapere con un pollice in su, un commento qua sotto, vi ricordo di passare in descrizione perché lì sono tutti i link dei miei social come Instagram e Telegram, mi raccomando, seguitemi su entrambi e se ancora non vi siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi, volendo per iscrivervi al canale, basta che cliccate nella vedere che sta qui accendo lo schermo e se già l'avete fatto potete cliccare a sinistra o a destra per vedere un altro mio video. No, ragazzi, detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti!